Spazio Lavoro, come sempre, lo potete ascoltare e vedere sui social di Radio Flyweb della CISL Emilia Romagna, ricordo in podcast a Spotify e in programmazione dal lunedì al venerdì mattina, lo ricordo su Radio Flyweb alle ore 11, non vorrei, o 10, non mi ricordo, comunque vi aggiorneremo, e sul canale YouTube della CISL. A condurre come sempre questi appuntamenti Lorenzo Benassi Roversi. Ciao Lorenzo! Grazie Matteo, ciao, grazie a tutti. Allora andiamo avanti con questo nostro incontro, con questo spazio che Radio Fly continua a garantire al nostro percorso nelle scuole, percorso che si chiama Spazio Lavoro, con un hashtag anche davanti. Abbiamo cercato di renderlo più giovanile così, ma de fatto si tratta di una via ancora inesplorata per la CISL, da cui ci aspettiamo molto. Stiamo incominciando questo 2023 sulla scia di quanto fatto nel 2022 e quindi incontrando i ragazzi nelle scuole, cercando di parlare di orientamento, di formazione, cosa che faremo anche oggi intercettando il punto di vista di un insegnante innanzitutto. Poi vedremo che è connessa con noi anche Giulia Franzaresi di Teatro dell'Argine, che ci accompagna in questo percorso, come ormai chi ci segue sa bene. Però siamo con Beatrice Sansotta, che insegna ai Salesiani, Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca a Bologna, e che ci ha accolto ormai 4-5 volte, giusto Beatrice? Giusto, giusto, esatto. Com'è andato questo percorso? Raccontaci un po'. Beh, allora, direi che il percorso è andato molto bene. Il percorso è programmato in 10 sabati e per adesso appunto ci siamo già visti 4 volte e anche il feedback dei ragazzi è stato davvero molto positivo. E, noi abbiamo deciso di aderire a questa proposta collocandolo nei 10 sabati di potenziamento l'anno che ogni classe del nostro liceo economico e sociale fa, che sono in potenziamenti in comunicazione e new media. New media che ogni anno, diciamo, vanno a vedere i diversi aspetti dei mezzi di comunicazione. E quest'anno appunto abbiamo deciso di aderire a questo percorso che ci sembrava davvero importante per la quinta, che insomma deve anche dare uno sguardo a quello che è il mondo del lavoro e all'orientamento in generale. Queste lezioni sono state davvero belle, interessanti e hanno coniugato l'aspetto teorico a quello ludico, ecco. E i ragazzi si sono confrontati su aspetti davvero importanti per loro e hanno riflettuto su queste tematiche del lavoro, dei diritti del lavoratore, del welfare aziendale, dell'attenzione all'ambiente da parte delle aziende. E dopo, grazie appunto al lavoro che fanno con Giulia e col teatro, appunto, e hanno fatto dei lavori di gruppo davvero belli, dove hanno potuto metterci del loro. Quindi, da una prima parte teorica hanno aggiunto la loro riflessione personale. E questo è stato molto bello, divertente da una parte e riflessivo dall'altra, ecco. Ecco, grazie Beatrice. Guarda, non potevi fare descrizione migliore, proprio così l'elemento, diciamo, di trasmissione di nozioni, di trasferimento di competenze o anche solo, come dire, di elementi di orientamento, però poi si abbina al valore ludico, anche alla capacità creativa che queste classi, in particolare, voglio dirlo, quella dei Salesiani, la quinta che ormai siamo abituati a conoscere e a frequentare, è Giulia. Come li hai visti tu da questo punto di vista? Confermi tutto quanto abbiamo detto? Così bravi, così partecipativi? Oppure hai detto, abbiamo Confermo e anche un margine di sottoscrivo. miglioramento? No, Ecco. guarda, allora, noi questo progetto lo stiamo portando avanti in 4 scuole diverse per un totale di 5 classi e devo ammettere che ogni classe ha le sue peculiarità. C'è da dire che la classe di Beatrice è veramente, veramente, come si dice a Bologna, sul pezzo. Cioè sono... Grazie. No, al di là della partecipazione che è immediata ed è costante, c'è anche un mettersi in discussione e anche un tagliare
talvolta rivalutare le proprie posizioni, non sempre, però sono molto, è molto bello, perdonatemi la banalità dell'aggettivo, però lavorare con questa classe perché vedi proprio che sono pronti ad accoglierti e ascoltano perfettamente tutto quello che Lorenzo, tutti i colleghi, insomma, vengono a trasmettere, ma non lo fanno mai passivamente. Questo proprio è qualcosa che ti apre il cuore, perché comunque dici, allora c'è speranza, no? Sono pronti, sono attenti, rispondono, sono pieni di domande, battono a segno, sono fantastici. E anche nella seconda parte, che in genere è un lavoro di gruppo, di approfondimento su alcune tematiche oppure di rielaborazione di informazioni che vengono date nella prima parte, sono sempre molto partecipativi e proprio producono un sacco di materiale. Sono, c'è da dire, sono una grande soddisfazione andare il sabato mattina, nonostante il sabato mattina. Nonostante sia sabato mattina, ma è stata proprio anche la nostra percezione, e poi abbiamo scoperto in qualche modo, forse anche perché, grazie alla nostra Beatrice, noi siamo la CISL, quindi sindacato della persona. Per noi, vorrei dire, tutto quello che ruota intorno anche alle correnti di pensiero personaliste e che mettono al centro l'individuo, ma l'individuo in relazione, quindi la persona, ecco, a noi davvero questo è il nostro modo di guardare al mondo e alle relazioni, appunto. E ai Salesiani abbiamo scoperto in qualche modo, ecco, una linea che ci può ispirare in questo progetto, che è propriamente della CISL, ma che evidentemente condividiamo con altre realtà. Perché, raccontaci meglio, Beatrice, anche per voi il tema è l'alunno come persona al centro, non è una scuola di studenti, è una scuola che guarda molto all'elemento personale. Assolutamente, sì, esatto, sì, da questo punto di vista siamo assolutamente in linea, sì. La nostra scuola ci tiene tantissimo al percorso, oltre a quello didattico, proprio di crescita dell'individuo. Ecco, noi di solito diciamo che vogliamo formare dei bravi cittadini, e ovviamente nei 5 anni i ragazzi cambiano tantissimo, crescono un sacco, oltre che in altezza, che li vediamo in prima piccolini, poi diventano enormi e si formano proprio come persone, li prendiamo che sono quasi bambini e insomma escono che sono degli adulti, hanno 18 anni, possono votare. E ci teniamo molto anche a fare sì una didattica, ma una formazione, un percorso che stia attento alla persona, all'individuo. Quindi sì, la classe è importante, il programma è importante, ma è importante il ragazzo, ok? La filosofia ovviamente di Don Bosco era proprio l'attenzione ai giovani, alla loro crescita. Ecco, perdonatemi, voglio dire che qui la tradizione è ai massimi livelli, nel senso che siamo, come dire, abbiamo fatto il nome di uno dei grandi formatori, uno dei grandi padri della pedagogia, per dire, molto del pensiero di Don Bosco è ancora attuale, e la sua attualità poi è dimostrata anche dall'esperienza che abbiamo cercato qui in qualche modo di presentare. Altri grandi formatori però che ci portiamo dietro molto volentieri, o meglio che mandiamo avanti ad aprirci questo percorso, sono proprio i professionisti, le professioniste di Teatro dell'Argine. Raccontaci un po' anche tu, Beatrice, a proposito di questa intersezione tra Salesiani, Teatro dell'Argine, CISL, come la si vive dalla tua parte? Allora, dal mio punto di vista è stato molto particolare, devo dire. E, secondo me, i ragazzi sono riusciti fino ad adesso, secondo me alla fine del percorso a 360 gradi riusciranno ad avere due punti di vista. Da una parte è quello formativo, che gli ha dato la CISL, che gli ha dato tu Lorenzo nelle varie lezioni, parlando appunto di aspetti che trattiamo anche nella mia materia, però è chiaro che quando un esperto del settore ne parla e spiega ai ragazzi cosa effettivamente vogliono dire, ha sempre un impatto molto incisivo, ecco. Perché ricordiamo che tu insegni economia, per cui voglio diritto dire, economia, sì, sì, sì. Ecco,
Sì, diritto economia. E quindi sì, parliamo di lavoro, parliamo di diritti dei lavoratori, eccetera, però è ovvio che un esperto del settore sicuramente gli dà uno sguardo anche un pochino più pratico, se possibile. E dall'altra mi è piaciuto molto, è stato veramente interessante in queste lezioni vedere questa congiunzione col teatro, che c'è Giulia che ha un sacco di energia e questo sorriso, questo spirito molto positivo che li ha coinvolti molto, e ho visto i miei ragazzi fare delle cose che non mi aspettavo sinceramente, perché so che sono bravi, intervengono, sono preparati e sono anche interessati, questo è vero, però dall'altra parte vederli cimentare nei cartelloni il logo, provo a pensare a questa cosa, quindi riflettere in questo modo sugli aspetti che hanno trattato nella prima parte della lezione, insomma, devo dire, non me l'aspettavo. Giulia è riuscita a tirare fuori anche questo aspetto che ancora dovevo vedere. Ecco, allora Giulia, dici qualcosa anche tu a proposito di questo. Qual è l'alchimia? Raccontaci. Ma semplicemente, guarda, è molto facile. Mi metto nei panni dei ragazzi, perché io non sono né una prof di diritto di economia, non, io ne so qua esattamente quanto loro, anzi adesso a forza di seguirti sono quasi erudita, ma non, io rimango sempre dalla parte dei ragazzi, nonostante la mia veneranda età. E questa cosa qua fa sì che quando mi sono trovata di fronte all'elenco delle varie, dei vari incontri, no? E le tematiche, mi sono messa nel loro punto di vista e ho detto, ok, e cosa posso fare per far sì che quella cosa, il concetto di lavoro, il concetto di costituzione, anche cose che sentiamo tutti i giorni, parole che pronunciamo tutti i giorni, però come faccio ad approfondire quel concetto, a rielaborarlo, a farlo mio, a trasmetterlo ai miei coetanei? Allora, siccome il prodotto finale di questo percorso sarà una campagna social creata dai ragazzi per i ragazzi stessi, perché altrimenti, parliamoci chiaro, avremmo potuto farla noi, rimaniamo sempre, ce la cantiamo, ce la suoniamo, e allora non sarebbe successo niente di diverso dal solito, mentre dare a loro la parola per raccontare ai loro coetanei quello che li aspetta una volta finite le superiori, ma anche il mondo del lavoro nello stato attuale, le prospettive del futuro, fa sì che gli dà in mano, come dire, uno strumento fondamentale che è quello di poter dire la loro ai loro coetanei riguardo a tutta questa roba qua. E quindi, mentre guardavo le materie di discussione, dicevo, allora qua si potrebbe approfondire in questo modo, qua invece si potrebbe fare questa roba qua, per cui la domanda è sempre la stessa, ma la materia è diversa, e poi si gira e si approfondisce. Alla fine, di solito, c'è sempre un resoconto che un ragazzo portavoce dei gruppi presenta alla classe, e sono eccezionali, cioè di solito quando gli dici ok, avete massimo 3 minuti, li guardi terrorizzati, ti dicono 3 minuti sono tantissimi, e poi non smettono mai di parlare, quindi devi dire no, 3 minuti sono finiti, sai. Quindi sono è proprio divertente anche vedere come evolvono rispetto al primo incontro. Già l'ultima volta, che la sfida era produrre un manifesto pubblicitario per un servizio che veniva offerto dalla Regione Emilia-Romagna, sì, c'è gente che ne ha fatti 2, cioè proprio sono impazziti, cioè la bolla creativa è esplosa e si sono sbizzarriti. Quindi insomma, pian piano, con la modalità 1000 foglie, quindi uno strato sopra l'altro, arriveremo a produrre una campagna social da loro per loro, insomma. Ecco, Giulia, hai fatto bene a ricordarlo, perché è poi la cifra di originalità su cui si gioca la riuscita di questo percorso. Speriamo, la riuscita. Ci riserviamo di valutarlo alla fine. Però direi che intanto le premesse sono buone, perché notiamo questa capacità di sintesi, questa capacità di riflettere, di farlo anche insieme in piccoli gruppi, e di farlo in poco tempo, perché noi chiediamo a queste ragazze e questi ragazzi di ascoltarci per 40-45 minuti, a volte anche di più, e poi di trarre una sintesi con le cose più importanti, rielaborando i concetti, e di venircela a dire in 3 minuti. Quindi insomma, capiamo che la sfida c'è sul serio, e per ora stanno rispondendo molto bene. Io, Matteo, mi avvio a chiudere, perché so che il tuo cronometro ci insegue come sempre, e poi ringrazio molto le nostre ospiti Giulia e Beatrice.
Grazie, grazie veramente a tutti, mi fate una grande invidia, ve lo dico, perché mi dovete invitare prima o poi un giorno, voglio venire anch'io. Aspettiamo. E tu sai che sei ampiamente invitato, per cui anche già sulla campagna di comunicazione ci dovrai seguire poi in qualche modo anche tu, ancora più da vicino, mi raccomando Matteo. Dai, certo. Volentieri, volentierissimo ragazzi, poi non parlo perché rubo tempo, ma mi sono piaciuti e molti spunti che avete tirato fuori come sempre e anche oggi soprattutto. Bene, vedo un Lorenzo baciato dal sole, Beatrice e Giulia, io vi saluto. Mi sono anch'io illuminato, grazie davvero alle nostre ospiti. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie, a presto. Ciao.